A dirlo oggi può sembrare incredibile, eppure secondo le previsioni nel 2025 l'Italia doveva essere il paese più ricco d'Europa, sia a livello pro capite che per PIL complessivo. A predirlo 40 anni fa non erano dei politici in cerca di voti facili o degli inguaribili ottimisti, ma il Fondo Monetario Internazionale. Che cosa è successo? Perché queste proiezioni, queste previsioni che per l'Italia dovevano essere così rosee si sono rivelate tristemente lontane, lontanissime dalla realtà. In questo servizio cercheremo di spiegarlo, cercheremo di capire che cosa è successo al nostro paese negli ultimi decenni. Lo facciamo perché riteniamo che soprattutto ora, in un periodo di campagna elettorale in cui tutte le forze politiche promettono miracoli per il futuro, sia estremamente importante capire cosa sia successo nel passato e perché ci troviamo nella situazione in cui siamo oggi. Invito quindi a guardare questo video con attenzione e a diffonderlo il più possibile. Nel 2025 l'Italia, per dimensione del prodotto interno lordo, sarebbe stata il primo paese d'Europa. Questa era la profezia, o per meglio dire, erano le proiezioni del Fondo Monetario Internazionale, sulle quali Giuseppe Turani nel 1987 aveva scritto un libro dal titolo trionfale La locomotiva Italia, echeggiando il ruolo allora attribuito alla Germania di locomotiva d'Europa. Oltre che per prodotto interno lordo totale, l'Italia avrebbe dovuto essere al primo posto nel vecchio continente per PIL pro capite. In pratica, secondo il Fondo Monetario Internazionale, nel 2025 gli italiani sarebbero stati più ricchi d'Europa e al terzo posto nel mondo dopo giapponesi ed americani. Da allora sono passati 30 anni esatti e da rileggere il libro di Turani viene malinconia e rabbia. Nello scorso numero della Finanza abbiamo pubblicato, inserito in un articolo del professor Vittorio De Pedis, un grafico tratto da uno studio della PricewaterhouseCoopers sull'evoluzione, ora prevista, da qui al 2050 del PIL pro capite dei paesi del G7 e delle sette maggiori economie emergenti. Ebbene, non solo secondo quello studio il PIL degli italiani resterà largamente al di sotto di quello della Germania, dell'Inghilterra, del Canada, della Francia e del Giappone, ma saremo raggiunti dai russi e dai turchi, e cinesi e messicani ci incalzeranno. Ma perché le proiezioni del Fondo Monetario Internazionale di 30 anni or sono, condivise ed utilizzate allora da organizzazioni internazionali quali l'ONU e l'OCSE, sono state così clamorosamente smentite dalla realtà? E perché ora le previsioni, da qui al 2050, della PricewaterhouseCoopers sono per l'Italia così diverse e così cupe? È questa la domanda che dovremmo porci per tentare almeno di capire chi o che cosa ha devastato un avvenire che per l'Italia 30 anni fa sembrava roseo e cosa dovremmo fare per sfuggire ora ad un futuro di povertà. Nel 1986 i sette grandi erano usciti da poco da un decennio, 1974-1984, caratterizzato da una crescita di pochissimo superiore al 2%. Un decennio appesantito e condizionato da due crisi petrolifere che avevano sconvolto il costo dell'energia e non solo quello. Ma i paesi sviluppati, in genere, avevano dimostrato di saper resistere. Il Giappone aveva accumulato addirittura una crescita annua superiore al 3%. In Europa la migliore performance l'aveva realizzata la Francia, che era andata avanti al ritmo del 2%, seguita immediatamente dall'Italia, che era cresciuta ad un ritmo dell'1,8%, superiore a quello della Germania, 1,7%, per non parlare dell'Inghilterra, scivolata in coda con una crescita annua dell'1,1%. Per il ventennio 1980-2000, quasi un terzo del quale era già trascorso al momento in cui il Fondo Monetario formulava le sue proiezioni, lo scenario previsto era quello di una crescita media annua del 2,4% per il complesso dei sette grandi. All'interno del G7, però, la velocità di crescita era prevista ben diversa, da un massimo del 3,7% per il Giappone ad un minimo dell'1,5% per Germania ed Inghilterra. In Europa, infatti, la performance migliore, secondo le previsioni, sarebbe stata quella della Francia, che si prevedeva crescere alla velocità del 2,5% annuo, tallonata dall'Italia al 2,1%, in accelerazione rispetto all'1,8% del decennio precedente.
Dunque, per i vent'anni tra il 1980 ed il 2000, già si profilava una diversa gerarchia tra i paesi europei, con Francia ed Italia in accelerazione e Germania ed Inghilterra in fase di rallentamento, particolarmente accentuato per il Regno Unito. Questa tendenza si rafforzava negli ultimi 15 anni dello scenario disegnato dal Fondo Monetario Internazionale. Dal 2010 al 2025, infatti, la crescita media annua del PIL per il G7 scende all'1,9 ed a crescere al di sopra del 2% annuo sarebbero stati solo tre paesi, il Giappone con il 2,8%, l'Italia con il 2,5% e la Francia con il 2,1%. Questi diversi andamenti, secondo le proiezioni del Fondo Monetario Internazionale, avrebbero sconvolto la gerarchia economica dell'intero G7. L'Italia, infatti, nello scenario disegnato dal Fondo Monetario, era l'unico paese che accelerava con continuità la sua crescita economica, dall'1,8 del decennio 1974-1984 al 2,1 del ventennio 1980-2000, al 2,4 del decennio successivo ed infine al 2,5 degli ultimi 15 anni dello scenario. Nell'insieme dei 45 anni coperti dalle proiezioni, si stimava che l'Italia avrebbe cumulato una crescita del PIL pari al 178%, arrivando in dollari USA del 1986 a 1.653 miliardi di dollari dai 594 del 1980 e superando così di 350 miliardi il PIL della Germania e di una quarantina di miliardi quello della Francia. L'Italia, cioè, secondo il Fondo Monetario Internazionale, sarebbe stata nel 2025 il terzo paese del G7, dietro a Stati Uniti e Giappone. Cosa ha sconvolto questi scenari, modificandoli radicalmente? Il primo evento imprevisto ed imprevedibile nel 1986 fu nel 1990 la riunificazione della Germania. Sino ad allora, dal punto di vista demografico, Francia, Germania federale ed Italia avevano grosso modo lo stesso peso. Nel 1990, con la riunificazione, la Germania balza ad oltre 82 milioni di abitanti. Improvvisamente il peso demografico e quindi le dimensioni e le prospettive economiche pendono a favore della Germania. La riunificazione, è vero, pone alla Germania problemi giganteschi, anche per l'inflessibile volontà del cancelliere Kohl che sfida il parere contrario della Bundesbank e decide di fissare alla pari, uno a uno, il cambio col marco dell'Est, che sul libero mercato veniva scambiato con quello dell'Ovest 10 a 1. Per scongiurare i rischi inflazionistici connessi ad un cambio della moneta, la Bundesbank alzò i tassi attorno al 10%. Naturalmente, l'aumento del costo del denaro si trasmise alle altre economie dei paesi dello SME, tra cui l'Italia, frenandone lo sviluppo ed accentuando, per gli aumentati interessi, il suo debito pubblico. I paesi europei, ed in particolare l'Italia, concorrevano così, indirettamente, a finanziare l'unificazione della Germania. Ma non si può certo dire che Berlino ce ne sia stata grata. C'è da premettere che l'Italia aveva cominciato a farsi male da sola, già nel decennio precedente. Qualche esempio, il cosiddetto divorzio tra Banca Italia e Tesoro, 1981, tenacemente voluto dal ministro Andreatta, che, togliendo al Tesoro il sostegno della Banca d'Italia, obbligata sino ad allora a sottoscrivere i titoli inoptati nelle aste, doveva, nelle dichiarate intenzioni, costringere il nostro paese ad una politica di bilancio più severa. Costrinse invece il Tesoro ad affidarsi totalmente ai mercati, aumentando il rendimento dei suoi buoni e quindi il costo del servizio ed il debito complessivo. L'Italia, inoltre, nel 1978 aveva aderito al sistema monetario europeo, entrato in vigore nel marzo dell'anno seguente. Benché le sue richieste, una equilibrata distribuzione degli oneri di aggiustamento tra paesi in disavanzo esterno e paesi in avanzo, in caso di deviazione dagli andamenti dei cambi, fossero state respinte. La preveggenza e la prudenza del governatore della Banca d'Italia Baffi riuscì a strappare per la lira solo una fascia di oscillazione più ampia, non il 2,5% ma il 6%. Ma senza che nessuno gliel'avesse chiesto, il governatore Ciampi, alla fine del 1989, aveva deciso che anche la lira entrasse nella banda stretta di oscillazione. Doveva essere, disse, come un chiodo puntato nella roccia, e invece il chiodo cedette e l'Italia precipitò nel baratro. A far saltare il chiodo fu un attacco speculativo alla lira condotto dal finanziere Soros nel 1992. In realtà la causa vera fu la mancanza di difesa da parte della Bundesbank. Anzi, Soros, come poi ha ammesso apertamente, partì all'attacco della lira proprio perché la Bundesbank aveva fatto chiaramente intendere che in caso di difficoltà non avrebbe difeso la moneta italiana.
e le difficoltà della lira erano inevitabili, poiché per restare legata ad una moneta forte come il marco, l'Italia era costretta ad una politica di restrizioni che strozzava lo sviluppo economico, e perché l'obbligo del riequilibrio spettava solo a lei e non anche al paese in avanzo, cioè alla Germania. Errore quest'ultimo, detto per inciso, che sarà ripetuto in misura anche più ampia e devastante con l'euro. In quel 1992 che segnava l'evidente inizio del disastro Italia, Ciampi si comportò come gli ufficiali della cavalleria polacca che ordinavano la carica contro i carri armati tedeschi. Bruciò follemente in una impossibile difesa tutte le nostre riserve valutarie, cioè 48 miliardi di dollari, e ne perse complessivamente 60 miliardi. Ed infine la lira dovette svalutare del 30% ed uscire dallo SME. Ma il 1992 è un anno cruciale anche per un altro aspetto. L'uomo forte della politica italiana, Bettino Craxi, si apprestava a tornare alla guida del governo dopo le elezioni della primavera dell'anno seguente e Giulio Andreotti, secondo i patti, sarebbe andato alla presidenza della Repubblica. L'accordo faceva prevedere in Italia un fecondo periodo di stabilità politica. Nella sua precedente esperienza di governo, Craxi aveva sconfitto l'inflazione. Ci si attendeva che, tornando a Palazzo Chigi, con la stessa energia avrebbe affrontato il problema di un debito pubblico fuori misura. Ed anche che avrebbe assunto un atteggiamento più risoluto nel trattare gli interessi italiani con gli alleati europei ed americani. Craxi, infine, non nascondeva l'aspirazione a conquistare per l'Italia il ruolo di prima potenza mediterranea. Insomma, per gli alleati europei ed in particolare per Germania e Francia si prospettava un confronto più duro con l'Italia, sia nelle relazioni economiche che in quelle politiche, mentre gli Stati Uniti vedevano come il fumo negli occhi le simpatie che Craxi ed Andreotti notoriamente avevano per il mondo arabo e l'atteggiamento tiepido ed a volte critico nei confronti di Israele, che da sempre è pupillo degli Stati Uniti e cardine della loro politica mediterranea. A risolvere le preoccupazioni della Casa Bianca, del Pentagono e di alcune cancellerie europee ci pensò però la magistratura italiana, o meglio la Procura di Milano. Un episodio apparentemente marginale di concussione in cui era coinvolto un politico socialista di secondo piano in una irrefrenabile reazione a catena scoperchiò il sistema illegale di finanziamento dei partiti. In vigore da sempre si era ampliato e generalizzato con tangenti su appalti e commesse pagate dalle grandi e medie imprese in un crescendo drammatico che vide alla sbarra e alla gogna mediatica quasi tutti i leader politici italiani ed alcuni dei maggiori imprenditori. Lo scenario politico italiano fu sconvolto e modificato alla radice. Spazzata via per intero la classe politica di governo, venne costruito poi, sul modello anglosassone, un raffazzonato sistema politico basato su due coalizioni, una di destra ed una di sinistra, arruolando alla bisogna anche gli ex comunisti, riciclati in socialdemocratici, e gli ex neofascisti, mutati in liberaldemocratici. Gli uni e gli altri, convertiti incondizionatamente all'atlantismo di obbedienza anglosassone, ad un europeismo di facciata in politica ed in economia al nuovo verbo dello Stato minimo, delle privatizzazioni, delle industrie pubbliche, del liberismo e della globalizzazione. Ed ebbe inizio così in Italia negli anni 90 la stagione delle privatizzazioni, cioè il saccheggio delle industrie pubbliche che costituivano le colonne portanti del nostro sistema economico ed industriale. Era quasi completamente pubblico il sistema bancario, a cominciare dalla banca centrale, era quasi totalmente pubblica l'industria petrolifera, era pubblica la siderurgia, erano pubblici i cantieri, le linee di navigazione marittima, la compagnia aerea di bandiera, le autostrade e le ferrovie, le telecomunicazioni, l'industria spaziale, quella degli armamenti, l'industria elettronica. Caduto l'architrave dell'industria pubblica, in larga parte predata da capitali stranieri, anche l'industria privata ha cominciato a cedere. Quello che era un tempo il campione italiano dell'industria della gomma, la Pirelli, che in anni non tanto lontani aveva tentato la scalata del colosso tedesco Continental, oggi è a controllo cinese. Italcementi, l'ex campione italiano dell'industria del cemento, che in passato aveva data la scalata a Semain Français, oggi è tedesca. Telecom, in anni non lontani tra le principali industrie di telecomunicazioni in Europa, prima nella telefonia mobile con TIM e che, già all'inizio degli anni 70, aveva avviato un piano per cablare con fibra ottica le maggiori città italiane, ora è francese. Nell'industria alimentare e nell'alta moda, due eccellenze italiane a livello mondiale, di italiano è rimasto ben poco.
Si diceva che la vendita delle imprese pubbliche era necessaria per alleggerire il debito dello Stato. In realtà quegli incassi al più hanno attenuato il disavanzo di qualche anno. Il debito totale ha continuato a salire, gonfiato dal peso degli interessi. È la necessità di rispettare gli obblighi connessi con l'ingresso nell'euro, moneta europea concepita a similitudine del marco e ritagliata sugli interessi della Germania, ha costretto e costringe l'Italia a politiche di austerità in una congiuntura mondiale caratterizzata da susseguirsi di crisi economiche e finanziarie, che esigerebbe invece politiche espansive.